Dobbiamo recitare Daimoku con il corpo, con la bocca e con la mente. Molte persone recitano il Sutra del Loto solo con la bocca. Ne leggono soltanto le parole, ma non lo leggono con il cuore. Facendo gonghyo, almeno verbalmente, poniamo una buona causa. Ma se durante gonghyo pensiamo: "È una così bella giornata che finirò gonghyo presto e andrò a fare spese." Oppure: "Reciterò poco Daimoku perché tra poco c'è un bel programma alla televisione." Non stiamo sicuramente offrendo una profonda preghiera al Gonzon. Stiamo recitando con la bocca, ma non con la mente. Inoltre, anche se il nostro gonghyo è sincero, fino a quando non traduciamo in azione la nostra determinazione per cosa in rufu che abbiamo posto durante gonghyo, non stiamo leggendo il Sutra del Loto fisicamente. Per di più, i benefici che ricevete dipendono dall'atteggiamento nella pratica. La legge di Nammyo Renge Kyo è più precisa di un computer. Per meglio dire, un atteggiamento solo in parte sincero porta a scarsi risultati, mentre recitare Daimoku pieni di gioia e fare attività con gratitudine produce grandi benefici. Se invece vi lamentate, riceverete effetti negativi. Niente è più preciso della legge mistica. Non importa quanto la vostra pratica possa sembrare perfetta. Se nutrite sentimenti negativi o praticate solo per la vostra fortuna, riceverete pochi benefici. Riassumendo, prima recitate Daimoku con un profondo senso di scusa verso il Gonzon per le cause poste nel passato e che si manifestano come problemi al momento presente. Secondo, porre una determinazione per cosa in rufu recitando Daimoku. Terzo, compiere sincere azioni per cosa in rufu. Applicando perfettamente questi tre punti, qualsiasi preghiera diventerà realtà, senza alcuna eccezione. L'esperienza che fate attraverso tali azioni approfondisce la vostra preghiera ed aumentano la vostra fiducia, e le frasi del Gosho diventeranno parte della vostra vita. Fede, pratica e studio vi permettono di sperimentare sempre più benefici. L'esperienza, la pratica e la comprensione del Gosho approfondiranno la vostra capacità di cambiare il destino e di promuovere cose in rufu. In definitiva, recitare Daimoku, un Daimoku risonante e pieno di profonda gratitudine e gioia, significa sentire veramente che il Gonzon è grande. E che è una grande fortuna poter recitare adesso tutti i giorni. Continuate a recitare così fino a quando sentirete di aver sradicato attraverso il Daimoku la vostra sofferenza.